percorso nasce da un percorso che è stato avviato da 2 anni ormai nello spazio di Piazza Porcella e rappresenta un'ulteriore tappa di questo percorso. Noi abbiamo cominciato a lavorare con donne italiane e migranti provenienti da diversi paesi del mondo, con situazioni di vita anche molto differenti, di età diverse, e si è creato negli anni questo gruppo coeso che ormai lavora appunto da 2 anni a Piazza Porcella. È un film drammatico, iperrealista. Lui mi dice: no, sarà una commedia, cioè, ovviamente di quelle decenti, e questo mi ha stimolato molto, diciamo, a sostenere poi lì al Ministero. Ne parlavo prima con Nino Daniele, probabilmente anche col Comune ci attiveremo per far sì che il film come si realizzi e sia di forte impatto. Non sarà il testo di Eschilo, ma sarà uno spettacolo che racconterà proprio questo, gli scontri incontri delle diverse culture in tutte le epoche possibili e immaginabili, ridotte proprio a che cosa? Al concetto di accettazione, non di modifica delle diversità, ma interscambio e conoscenza, perché quello che ci rende più ricchi è apprendere la diversità, non modificare noi stessi. Così vale per noi, così vale per gli altri. Allora, l'interscambio credo che oggi è la cosa più importante che si possa fare nel processo di accettazione e integrazione delle diversità. Hanno vinto il bando Migrarti 2017 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per i settori cinema, spettacolo e multidisciplina per l'integrazione delle comunità immigrate stabilmente residenti in Italia, con un'attenzione particolare alle seconde generazioni che fanno ormai parte integrante della comunità in cui vivono. Sono ben 3 i progetti approvati che si realizzano a Napoli, presentati da operatori culturali della città, sostenuti dall'amministrazione comunale ed ospitati anche in strutture del comune, dallo spazio comunale Piazza Porcella al centro polifunzionale San Francesco d'Assisi di Marechiaro. Uno strumento creativo e innovativo per dare corpo a quello che considero un tratto fondamentale della nostra città. Quello cioè attraverso la creazione artistica riuscire a raccontare, a dare corpo, a dare spessore ad alcuni fondamentali valori che appartengono alla nostra storia e alla nostra identità.